Il nostro progetto è un progetto di cambiamento antropologico. Noi vogliamo lavorare per una civiltà umana nella quale la guerra venga tabuizzata. Da qui a ritornare ad una apologia della guerra come unico strumento alla fine di risolvere un problema tra le nazioni, mi sembra che ci passi un po'. Mi sembra di essere tornata all'Ottocento a me. Voglio dire, noi siamo dentro una specie di discorso in cui si parla solo di guerra. La guerra è la soluzione. Quante volte l'hanno detto in televisione? Quante volte hanno detto questa cosa in televisione? E io lì a dire sorrido e mi abbandono. Sorrido e mi abbandono. Non sono io, non sono io, non sono io. Questa parte di me che vorrebbe prendere un bazooka dice: allora vi piacciono le armi? Bene ragazzi, ora come sempre accade il venerdì sera dei nostri intensivi, ci conosceremo un pochino anche in faccia. Quindi pregherei innanzitutto di venire qui ai formatori formati. I formatori formati sono quelli che vi accompagnano come tutor. In tutti i gruppi sono praticanti che, oltre ad avere fatto ovviamente il loro ciclo normale iniziatico, hanno fatto un percorso di anni di formazione per formatori, quindi almeno 4-5 anni e alcuni 10-15 anni per poter essere in grado di dire qualcosa, vero Ciarella? Eccolo qua, vieni, avanti, avanti. Avanti. In tutti questi anni, che ormai sono 22 anni, abbiamo formato 22 formatori, formatrici preeminentemente, perché noi siamo, diciamo, uno l'anno, che è già tanto. Quest'anno abbiamo avuto la gioia di licenziare, come si dice nel senso positivo, di approvare, ecco, quattro nuovi formatori, che per noi è un enorme, diciamo, gaudio. Ecco, uno è lui, Francesco Rial. Ecco, poi abbiamo Alicia, che è polacca, consigliera generale della Congregazione delle Orionine e nostra grande praticante. Poi abbiamo Francesco Marabotti, ecco, Francesco, che forse è il formatore più giovane, forse, non lo so. A naso. A naso, così mi pare che quanti anni c'ha il ragazzo? 29. 29 anni. Quanti anni è che fa il suo lavoro dentro Darsi Pace? 9. 9, quindi da quando aveva 20 anni. E il quarto, ecco Diego, ecco, anche un altro molto giovane, ma forse è più giovane lui? No, è più giovane lui. Ecco, la bella notizia è che lui è diventato anche padre recentemente. Ha cambiato, vabbè. E quindi diciamo, Maila a cambiare. Maila è una formatrice ed è la madre del figlio di Diego. Che è un modo contorto per dire nonché mia futura che è moglie. anche sua futura moglie. Ecco. Quindi stiamo facendo il passaggio di generazione. Piano piano, piano piano. Poi ci sono naturalmente i formandi, e cioè sono i praticanti che stanno facendo il percorso per diventare formatori. Ecco,
facciamoci vedere, formandi, una, ecco, c'è anche Manuela che è una formanda, quanti ci sono qui, formandi, Luca, venite qui, formandi, fatevi vedere, formandi, questi sono, venite, facciamoci vedere ragazzi, perché questa, l'intensivo di fine anno è un modo per guardarci pure in faccia. Ecco, prego, prego, venite, questi sono tutti i nostri formandi. Prego, prego, fatevi vedere, ragazzi, su, non siate timidi, ecco qua. Naturalmente, chi voglia intraprendere il cammino di formazione dopo il triennio, quindi dopo il triennio di base, si mette in contatto con i tutor dei rispettivi gruppi per riflettere naturalmente sull'opportunità, il senso, eccetera, eccetera. Poi c'è un processo di consultazione per capire insieme se ha un senso e via di seguito. Va bene, allora questa è la prima cosa. Poi c'è tutta la nostra strutturazione regionale che molti di voi conoscono. Cioè noi, come sapete, siamo un gruppo fisico-telematico. Cioè noi svolgiamo i nostri incontri preeminentemente a Roma e sono poi seguiti da voi anche online, ma poi abbiamo creato ormai da tanti anni realtà regionali per cui chi vuole poi avere anche degli incontri fisici nel proprio territorio si può mettere in contatto con il responsabile regionale più vicino e vedere se ci sono gruppi ai quali partecipare. Quindi rapidamente vediamo se la mia mente, il mio computer pieno di big data, ma anche di little data, cioè non solo grandi ma anche piccoli, si ricorda. Allora, adesso facciamo un gioco così vediamo pure qui le realtà regionali presenti. Vediamo chi vince. Io già lo so perché ho le statistiche, ho i big data, siete tutti schedati, hanno dato il microchip? No? Non ve l'hanno messo il microchip? Vabbè, dopo se volete. Allora, partiamo dal nord e ci abbiamo il Piemonte, eccolo, vieni qui, ecco qua, lui è sempre lui, non è un altro, sempre lui. E essendo bravo, allora è stato fatto formatore, ma anche responsabile del Piemonte, perché lui è di Milano, quindi diciamo, siccome era più vicino, in più è anche nella redazione e in più è anche nell'indispensabile. Sono stato costretto. Aiuto! Ok, chi c'è qui del Piemonte? Alzi la mano. Si alzi in piedi, vediamoci. Vediamoci, piemontesi. Ecco, piemontesi, bravi. Quindi chi ci sta, piemontesi, anche amici che ci seguite online e che non siete qui presenti, se volete conoscere le realtà territoriali del Piemonte, vi potete mettere in contatto con Francis Marabotti. Lui. Esattamente. Bene, ok, grazie. Grazie a voi. Ci spostiamo e andiamo in Lombardia. Eccola qua, la Lombardia, la responsabile regionale. Eccola qua, Giuliana, che ha una lunga storia, perché la Lombardia è sempre stata una regione, anzi diciamo che all'origine, quando non c'era ancora la struttura telematica, io, a parte che a Roma, preeminentemente facevo intensivi a Eupilio, cioè in Lombardia, no? Vicino Erba. E quindi fu lì che nacquero, diciamo, dei primi gruppi non romani. Infatti. Anche lei. Lei mi pare che la prima volta che venne a Eupilio era o il 2007... No, Eupilio era il 2011, Vanna. Ah, 2011. 10 nel 7.
Ah, Eupilio 2007, no, no, ero già ad Albino. Mio padre, vale, tutto qua dentro, tutto qua, tutto qua nel mio computer. Ok, allora, i lombardi si alzino se vogliono. Eccoli qua, bel nucleo, bel nucleo. Bel nucleo del gruppo, vi siete tutti assemblati là, eh? Guardate qua. Vi siete assemblati là, a Lombardia, bene, grazie. Ok, va bene. Allora, poi se mi dimentico qualche regione, sparatemi. Veneto, Triveneto, 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 ecco qua, è lei. Lei, questa è una ragazza che sta studiando con me da alcuni anni, esattamente 45, ma ancora non ci conosciamo. Siamo... Arrivo tardi sempre, un pochetto tardi, arrivo per i due gusti. 2-3 minuti, però se, no, per fosse di più, 45 anni. Quindi, allora, il Triveneto... No, che adesso è Biveneto, perché... Biveneto. Ah, giusto, Biveneto. No, lei è Friuli. Lei è Friuli, ah, ci siamo vabbè. Scorporati. Vabbè. Allora, uno per volta. Allora, intanto io sono supportata da alcuni anni efficacemente dalla grande Giovanna Rezzadore che vedo qui in sala e che... Dov'è Giovanna? Eccola! Che Giovanna... ha organizzato un pullman, sono arrivati con gli striscioni dal Veneto, è vero, eh? Sono arrivati con gli striscioni. Sono stati fermi 3 ore sulla 1 per il traffico, però vabbè, sono arrivati. Ok, allora chi facciamo alzare? Veneti e Trentino Alto Adige? Bravo. Allora, Veneto e Trentino Alto Adige si possono alzare? Oh, vai! Bene, grazie ragazzi. Allora, Friuli, eccoci qua. Ciao a tutti. Lei è Laura, ha preso la delega. No, non devo dire, io ce l'ho. Allora, Friuli, c'è il grande Fabio con Paola, e conosceremo meglio domani sera, praticante storico. Amico storico, ne parliamo domani. Ci sono altri qui praticanti del Friuli? Prego, si elevino. Eccolo là. Benvenuti. Piccolo, bene. Piccoli ma importanti. Grazie. Allora, Liguria. Ci eravamo scordati la Liguria. Francesca, chi è? Francesca, eccola qua. Francesca. Perplessa. Francesca è sempre un po' perplessa. Sembra perplessa, invece è determinata. Allora, Liguria. Ci sono liguri qui? Pochi? Eccoli. Qualcuno pochissimi. C'è? A Liguria è tosta, Liguria. Siamo piccoletti, ma siamo motivatissimi. Motivatissimi. Grazie, carissima. Allora, continuiamo nel nostro tour. E quindi ci spostiamo in Emilia Romagna. Eccola qua, la grande Silvia Rambaldi, grande clavicembalista. Stasera ti ho presentato, c'ho una sorpresina per te. C'ho una sorpresina per la clavicembalista. Una sorpresina. Allora, è tanto brava Silvia, veramente, una grande organizzatrice. Fin dall'inizio, sparata e partita ad Odreno, va. Allora, quanti ci sono, si alzino? Emiliani, Emilia Romagna, eccola. Vai, dai. Allora, scendendo verso il centro, se non sbaglio, se non dimentico qualche... Ah, la Valle d'Aosta. Mi dimenticavo che mi sa che la Valle d'Aosta... Piemonte, ce n'è stato uno nella vita. Uno solo in 20 anni. E quindi dobbiamo tenercelo caro. Comunque, non c'è più. Vabbè, ok. Comunque sono aggregati col Piemonte? Vabbè, ok. Dobbiamo lavorare a Val d'Aosta.
Dobbiamo mandare un missionario, dal Piemonte. Qualcuno che si irradi nelle valli. Ok, allora scendiamo verso la Toscana. Toscana. Chiara Cioli. Vanna è la responsabile regionale, Chiara è la responsabile provinciale, perché Vanna, che è un imperialista, ha creato dei vassallaggi, no? Cioè ha incominciato a creare delle aree provinciali, così, capisci? Come Valvassori, Valvassini, capisci? Lei è la Valvassina di Siena. Perfetto, perfetto. È molto brava, non si sa che fine farà, ma insomma... come tutti noi d'altra parte, però sta signora, no, non sei più a Siena. No, no, io sono una suola apocalittica in questo momento, sono in fase di transizione e quindi adesso vediamo. Non si sa dove sarà, comunque. Allora, chi c'è qui? Chi c'è della Toscana, ragazzi? Grande popolo, tanti. Grande popolo toscano. Grazie ragazzi, noi qua facciamo grandi. Ok, ok. Allora ci spostiamo sull'Adriatico, se seguo bene la cartina geografica, e quindi abbiamo Marche, Abruzzo e Molise, perché se non dico Molise Daniela me spara. Ecco, quindi Daniela si occupa di queste tre regioni. Allora, vediamo una per una. Uh-huh. Partiamo dalle Marche. Chi c'è qui delle Marche? Oh, oh, hai capito? Ben arrivati. Vediamo dall'Abruzzo. All'Abruzzo, Enrico, quello, lui lo conosco. Anche loro, vai. Eccola. Anche dall'Abruzzo, Molise, questo è difficile. Molise è difficile, Marco, perché eccolo, c'è lui, giusto, Emanuele, si dimenticherà. Sono due praticanti. Due praticanti, piano piano. Ci mandiamo un'altra missione in Molise. Ok, grazie, cara. Allora, Umbria. Umbria, ah già, me l'ho dimenticata, Umbria è sempre lei, però vediamo se c'è qualcuno dall'Umbria qui. Sì. Prego, alzarsi, bene, Umbria, bene. Bene ragazzi, lo vedete? Siamo ben organizzati e poi naturalmente siamo a Lazio. Il Lazio, penso che il Lazio, Ciarella, dov'è? Eccolo! Grande Ciarella. Chi c'è qui del Lazio? Qualcuno. Un bel numero, però c'erano anche di altre regioni. Comunque è normale. Bene, intanto è arrivata Maila, che è formatrice, mamma e la moglie di Diego, ecco, era quella che mancava. E lui è il frutto. Si chiama Emanuele pure lui, che è una buona cosa, eh. È il secondo Dio con noi, che ci sta sempre bene. Bene, allora, Lazio, Campania, c'è, ecco, lui è, diciamo... Lui praticamente gestisce l'intero regno delle due Sicilie, quindi Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. Ha voluto tutta una regione sua, capito? Si è fatto tutto uno spazio tutto suo, cioè un momento tutto suo. Ma stiamo facendo anche alleanze, perché questi numeri così grossi nelle altre regioni... Non te stanno bene, eh? Con chi te vuoi alleare? Con Ciarella? No. Con Lazio? Ah, Sicilia. Ah. Questi scalano. Allora, vediamo con calma. Partiamo dalla Campania. Si alzino i presenti campani.
Bene. Grazie ragazzi. Allora, si alzino i presenti calabresi. Calabresi, eccoli. Vai, vai che ci sta la Calabria. Passiamo ai pugliesi. Pugliesi, eccolo. Eccoli. Anche la Puglia, anche la Puglia, anche la Puglia è presente. Basilicata. Basilicata online. È online. Online, vabbè, ok, vabbè. Anche là è piano, 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 piano. Uno ce l'abbiamo. Però non manca, non manca. Va bene, grazie. A questo punto ci spostiamo alle isole, se non mi sono dimenticato niente. Le isole. Certo, partiamo dalla Sardegna. Eccola qua, la Sardegna, se ne occupa Gabriella. Gabriella era presente all'intensivo di Leonessa di cui vi parlavo nel 2002. L'ho organizzato io. Eravamo otto. Quindi Gabriella, insieme a pochi altri, è presente praticamente a Borigine. Anche Chiara. Chiara, mi pare che tu hai fatto il primo anno. No, tu il primo anno. Il primo anno è 2000. Tu non hai cominciato la libreria nel 99. E non c'eri tu? No, io prima. C'era Cerofolini. C'era... Però tu c'eri. Sì. Ecco, quindi lei era aborigine. Aborigine, quindi. E lei adesso si è presa la Sardegna. Mi sono presa la Sardegna, sì. Dice, bella, c'è un bel mare, capito? Sì, mi piace tanto il mare della Sardegna. Dove sono i sardi? Dove sono? C'è qualche sardo presente? Come? Eccoli là, il nucleo sardo! Quindi un abbraccio caro, siete con noi. Bene, e concludiamo con la Sicilia. Eccolo qua, Antonio Marino, responsabile della Sicilia. Ci sono siciliani? Ci sono, eccolo là, a te te conosco. Eccoli. Bene, molto bene, grazie ragazzi. Poi noi abbiamo anche, oltre a queste, diciamo, regioni, abbiamo una sezione esteri, perché abbiamo anche molti praticanti all'estero. La responsabile però, eccola, c'è Antonietta. Eccola. Ecco qua. Non l'avevo vista. Ecco, Antonietta, formatrice dei nostri gruppi e responsabile degli esteri. Degli esteri. Chi ci abbiamo? A parte qui, in generale, praticanti esteri, come siamo messi? Sì, sono 60 persone, quindi tante. Dove sono? E abbiamo qualche numero sparso in Corea, Giappone, Australia, Africa, Brasile, Stati Uniti e poi quasi tutte le nazioni europee, quasi tutte, con un bel nucleo storico a Londra, comunque zone limitrofe. E qui abbiamo... Chi c'è qui che viene da fuori Italia? Prego. Oh. Grazie. Bene ragazzi, avete capito che, come poi vediamo, siamo una realtà che si espande, che sta crescendo e che si articola in modo organico, cioè noi cerchiamo di crescere solamente attraverso rapporti reali. Cioè noi, come sapete, non è che facciamo pubblicità, noi aspettiamo che le cose crescano attraverso una naturalezza, direi, organica, un corpo. Infatti noi, se ci pensate, lo sapete, no? Noi abbiamo una struttura associativa praticamente prossima a zero. Cioè voi avete una tessera, avete un qualunque segno per dire partecipo, non si sa che, chip, no, quello
Ma noi niente, capisci? Niente. E io voglio che sia così, niente. Uno deve venire qua per amore. Perché gli serve. Solo per questo. Noi non diamo tessere, non diamo niente. Non diamo niente se non qualcosa che forse però interessa. Qualche cosa che magari è più, come dire, vitale, essenziale di una tessera, carta d'identità, titolo in questo mondo. Per carità, i titoli servono, eh? Io non è che sia un anarchico totale, un po' anarchico, sì. Ma no, quante volte mi hanno detto, ma fai questo, ma fai quello, ma diventa questo, diventa quello, un'etichetta. E perché non fai lo psicoanalista, il psicoterapeuta? Ma per carità, io ho tutto il rispetto, ma io lo faccio, che non sono uno che si occupa dell'anima, forse che sì, non c'ho mica bisogno della tessera. Anzi, non la voglio proprio la tessera. Io sono discepolo di uno che gli dicevano, tu con che autorità dici questo? Non c'aveva nessuna autorità mondana, nemmeno religiosa, nessuno. Non era nessuno. E infatti lui non gli risponde. E dice, e Giovanni Battista con che autorità faceva il battesimo? E così li ha messi a tacere. Non lo sappiamo. Ah, vabbè, allora io non vi dico manco questo. Ciaone, ci rivediamo nel Devachan. Tiratevi le tessere, tenetevi le carte d'identità. No, le qualifiche, tenetevele, voglio vedere poi che ce farete. Da quell'altra parte, cioè questa che non si vede, ma c'è, e sta tutto qua, Lì queste cose contano nulla, assolutamente niente. Niente, conta quello che hai raccolto, come diceva sempre lui, no? Accumulate tesori nel cielo, nell'invisibile. Accumulate tesori nell'invisibile. Dove non c'è la tignola, non c'è la ruggine, dove nessuno vede. Invocate il Padre nel segreto, dove nessuno vi vede, quando nessuno vi vede, quando non avete niente in cambio. Quello ti arricchisce in una maniera furiosa, come vita. Ok, la seconda parte della nostra serata sarà dedicata ad una riflessione, una breve riflessione, e poi concluderemo con una breve meditazione e poi se ne andiamo a dormire. Tutti noi veniamo da un periodo molto difficile, tutti, molto arduo, che è diventato ancora più arduo negli ultimi anni. È inutile nascondercelo. In questi anni il nostro movimento, nonostante tutto, cioè nonostante questa difficoltà, la pandemia, l'isolamento, tutto quello che abbiamo vissuto, è inutile ricordarcelo, tanto ce l'abbiamo tutti nella pelle, no? Nonostante queste difficoltà estreme, il nostro movimento non ha perso un colpo, non abbiamo saltato un incontro, anche se a un certo punto ne abbiamo dovuti fare alcuni solo telematici, ma non abbiamo saltato un solo incontro, non abbiamo saltato un solo impegno. Io ho condotto l'intensivo dell'approfondimento, uno o due non ricordo, nel dicembre del 20, con il Covid, con la febbre alta da Covid, eppure abbiamo fatto l'intensivo bellissimo, dolorosissimo, ma bellissimo. E come ci stiamo dicendo nei nostri momenti, diciamo, di riflessione interna, consideriamo questi anni un riposizionamento. È come se a livello personale, ma anche a livello di movimento, noi ci stessimo riposizionando, stessimo cercando una posizione più propria, una maggiore adesione a quello che è, direi, il cuore della nostra vocazione, della nostra missione.
E vorrei fare capire questo anche ai nuovi. Ecco, a proposito, quanti siete che avete completato il primo anno? Ecco, siete tanti, un bel nucleo di principianti in buona salute, spero. Poi dopo magari ci direte anche come ci avete raggiunti. Ma magari questo domani, dopodomani, perché è interessante sapere le vie di accesso. Ma appunto vorrei raccontare specialmente a queste persone nuove come noi leggiamo la nostra storia all'interno della storia comune, perché noi siamo un movimento molto storico. Noi siamo un movimento chiaramente spirituale, di ricerca spirituale, ma noi ci consideriamo e siamo profondamente storici. Capite che voglio dire? Cioè, siamo nati nell'autunno del 1999. Cioè, non siamo paragonabili a qualcosa nato 10 anni prima o 30 anni prima o dopo. Noi siamo datati come l'arte, come le opere d'arte e anche, secondo me, le opere spirituali autentiche. Cioè, le opere umane autentiche sono datate nel senso che sono storiche. Nascono in un certo momento con la necessità dell'arte, ripeto, dello spirito. Capite? Quando Kandinsky dipinge il primo acquarello astratto, più o meno nel 1911-1912, è storico. Se oggi io faccio un acquarello astratto, non sono Kandinsky. Capite? Quindi il movimento Darsi Pace è un movimento molto storico che crede di rispondere ad un'esigenza storica precisa della fine del millennio, perciò nasciamo nell'autunno del 1999 e inauguriamo nel primo nostro anno il terzo millennio. Ora noi abbiamo una nostra storia e voglio, come dire, spiegarvela specialmente a chi non la conosce. Allora, la nostra storia è divisa in fasi. La prima fase della nostra storia inizia nell'autunno del 1999 e finisce nell'autunno del 2011. Quindi la prima fase della nostra storia dura 12 anni. Ora, finché voi capiate che questo non è qualche cosa che io mi sto inventando adesso per fare, come dire, quadrare i conti, ci sentiremo 5 minuti insieme dell'inaugurazione che io feci dell'anno 2011-2012, quindi del 13° anno dei gruppi. È molto un omaggio a Silvia, come dicevo prima, perché come vedrete l'inizio di questo incontro, dove tra l'altro vedrete molti di noi, tra l'altro c'è Corrado, c'è sta Barbara, c'è ovviamente Alessandro, purtroppo ci sono anche alcuni nostri amici che sono morti, come capita sulla Terra, e la musica è un brano suonato al clavicembolo appunto da Silvia, che come dicevo è una grande clavicembalista. Ma a parte che è bello rivedere questi 5 minuti di un evento accaduto 11 anni fa, ma ascoltate quello che io dicevo sulla prima fase, dopodiché riprenderemo il discorso per arrivare alla seconda fase e alla terza che stiamo vivendo noi, quindi l'interpretazione che noi diamo di questo momento e di questo intensivo anche. Prego.
Bene, allora benvenuti, benvenute tutti. Siamo arrivati, nonostante questa giornata così che poteva dare qualche perplessità per l'arrivo nel centro di Roma. Evidentemente, comunque, siamo arrivati anche in un numero, vedo, consistente. Questo nostro incontro oggi dà il via, come ogni anno, al nuovo anno di lavoro dei gruppi Darsi Pace e in particolare questo è il 13° anno di lavoro dei nostri gruppi. L'anno scorso, chi c'era lo ricorderà, nella stessa occasione dicevamo che il 2010-2011, cioè l'anno scorso, sarebbe stato per i nostri gruppi un anno particolarmente importante, il 12° anno, un anno che avrebbe comportato per noi una maturazione. Come nella tradizione ebraica, a 12 anni si diventa maturi, si entra, diciamo, nella fase più adulta della propria vita. Anche per noi sentivamo che questo 2010-2011 doveva essere un anno di completamento di una prima fase preparatoria, durata 12 anni. Uno dice, ma per preparare 12 anni? Beh, sono anche pochi se ci pensate. Se pensate al nome e all'obiettivo del nostro movimento, Darsi Pace, detto così, sembra facile, ma in realtà chi inizia a mettere mano all'opera interiore e tanto più storica si rende conto che non è così immediato. Allora, effettivamente possiamo dire che questo anno trascorso è stato un anno conclusivo per i nostri gruppi. Abbiamo precisato molto meglio l'identità, che cosa vogliamo essere, quali sono i nostri metodi, i nostri obiettivi, i nostri presupposti. Abbiamo in questo senso anche simbolicamente realizzato questo piccolo documento, questo piccolo opuscolo che per la prima volta sintetizza appunto la nostra carta d'identità. Ecco, questa era la prima fase. Grazie. Quindi la prima fase durò 12 anni e si concluse nell'autunno del 2011. Nell'autunno del 2011 iniziò la seconda fase che durò 8 anni. La seconda fase la interpretiamo come un'espansione dell'identità, cioè avevamo definito un'identità, perché noi i primi 12 anni li abbiamo vissuti sperimentalmente. Non è che i gruppi erano organizzati così, lo capite, no? Nacquero su un'intuizione e poi abbiamo fatto ore, migliaia di ore di gruppi intensivi per sperimentare fin quando dopo 12 anni abbiamo costruito un'architettura un po' più definita sui metodi, sui manuali, sul percorso che dura 7 anni. È stato un lungo processo. La seconda fase, che è durata 8 anni, è stata una espansione molto telematica, cioè abbiamo avviato i gruppi telematici. Tenete conto che alla fine della prima fase, per capirci, in tutta Italia noi eravamo 70 praticanti. 70. Oggi noi siamo quasi 1500, quindi abbiamo 20 volte moltiplicato i praticanti nell'arco di questi 10 anni. Quindi la seconda fase aveva questo scopo, ha avuto questo scopo, diffondere questo metodo, questi gruppi, quindi attraverso preminentemente la telematica. Abbiamo costruito il sito, abbiamo costruito il canale YouTube, già c'era, lo abbiamo sviluppato, e la pagina Facebook e via di seguito. E siamo arrivati alla festa dei 20 anni, 12 più 8. Alla fine della seconda fase
abbiamo fatto a Roma, forse qualcuno c'era, nell'autunno del 19, una grande festa, venne pure Simone Cristicchi, non so, c'eravate molti, in cui abbiamo festeggiato con una marea di persone, c'erano più di 600 persone a Roma, questa festa dei 20 anni. E abbiamo a Trevi, nel Trevi precedente, quindi il Trevi del 19, abbiamo inaugurato la terza fase. Questa terza fase noi la intendiamo come un'ulteriore forma di espansione e direi anche comprensione di sé del nostro movimento. Ma non mi sarei aspettato sinceramente quello che è successo, perché come sapete immediatamente dopo la festa l'abbiamo fatta a ottobre del 19, a marzo del 20 siamo precipitati nella situazione che conosciamo. Per cui, per esempio, l'intensivo del 20 per la prima volta è saltato. Doveva essere qui, ma c'era, come sapete, tutta la chiusura, quindi saltò. E poi c'è stato l'anno, questo trascorso, il 21-22. Ora, questi primi tre anni della terza fase, io li sento molto importanti. Cioè, ho l'impressione che siano stati degli anni di prove, di prova, essenzialmente di prove, per tutti, ma che all'interno della piccola storia del nostro movimento siano serviti per purificare, perfezionare e, come dicevo prima, riposizionare tutto il movimento. È come se avessimo dovuto capire meglio attraverso la prova quello che diciamo da sempre, cioè la fonte delle nostre ispirazioni non è di questo mondo. Dobbiamo capire questo di più, l'abbiamo sempre detto, è diciamo costitutivo, però è come se le prove di questi anni ci avessero fatto capire a tutti che veramente se non abbiamo una sorgente di luce diversa da quella che questo mondo ci offre con la sua informazione drammatica. Non voglio esagerare perché le ho dette in tutti i luoghi, oggi non me va di far cabaret, oggi mi sento stanco. Quindi, però, ci capiamo, no? Cioè, siamo dentro un'atmosfera informativa terribile, molto pericolosa, io sento un grande pericolo. Poi, siccome ho questa strana fede, non mi preoccupo, ma fino a un certo punto. Quindi io credo che questi tre anni di prove che hanno inaugurato la terza fase dura 10 anni, quindi finirà nel 29. Quindi questo inizio della terza fase, 3 anni della terza fase, capisce? Capite? I primi 3 anni della terza fase, io credo che siano stati anni in cui ognuno di noi, a livello personale, ma anche dentro questi gruppi, ha dovuto e deve fare dei conti più seri con quello che facciamo, con quello che diciamo, perché la situazione collettiva costringe a questo. Quindi io interpreto i primi 3 anni della terza fase come un periodo di prove purificative, come un tempo per riposizionarci al centro del nostro lavoro. Cioè trovare e ritrovare la nostra posizione centrale nel lavoro come naturalmente luogo di alimentazione poi dell'azione storica che resta comunque per noi fondamentale. Però è come se, a mio parere, dovessimo capire molto meglio, con una consapevolezza drammatica, drammatica determinata dal dramma delle cose, della vita che vediamo, che viviamo,
e che non credo si attenuerà su certe linee, ecco, dobbiamo capire che ogni nostra azione, direi, ogni nostra intenzione storica, politica o spirituale deve in modo ancora più diretto fluire dalla sorgente dell'ispirazione pura. Cioè dobbiamo, come dire, purificare in maniera più radicale, più netta la fonte dell'ispirazione, dell'azione. Qualunque cosa vogliamo fare, vogliamo fare un video, vogliamo fare un'azione politica, vogliamo fare un gruppo, vogliamo fare uno scritto, vogliamo fare una manifestazione, non lo so, quello che volete fare. Ma dobbiamo, come dire, accentuare, intensificare questo contatto con fonti pure, fonti ispirative pure, cioè potenti. E qui forse capite, no? L'anno scorso, quando abbiamo ripreso gli intensivi qui, abbiamo fatto la rivoluzione degli immortali. Era questo il tema. Anche lì, che si voleva dire, cioè si voleva coniugare in una maniera molto forte, molto stretta, il concetto di un'azione storica con l'esperienza spirituale, l'esperienza dell'immortalità. Noi su questo dobbiamo scavare molto. Dobbiamo scavare molto, lo stiamo facendo già, stiamo incominciando. Cioè, che rapporto c'è fra un'azione politica rivoluzionaria e la morte? Capite il problema? Forse non lo capite? Vabbè, lo capiremo. Cioè, si può oggi fare ancora un'azione rivoluzionaria, voglio dire, di grande cambiamento storico, importante, senza confrontarci col mistero della nostra finitezza? Cioè mettendolo da parte? Facendo finta che non sia preminente? È ancora possibile? Io non credo. Cioè io credo che la natura violenta delle rivoluzioni storiche fino ad oggi sia determinata in buona parte da questa rimozione della morte. Da questo non capire che l'elemento morte non è un handicap. Dipende come lo vivi. Se lo vivi come cerchiamo di viverlo noi, iniziaticamente, questo rapporto, diciamo, attivo con la finitezza è la dinamica rivoluzionaria, è la dinamo della rivoluzione, è la potenza del cambiamento. Perché è la morte, cioè la finitezza, che anche se non ci pensiamo, ci stimola continuamente al cambiamento. Adesso lo dobbiamo fare in modo cosciente, consapevole. Cioè dobbiamo scatenare il rapporto con la morte, che è un'energia veramente paurosa, come energia rivoluzionaria. Ma questo lo capiremo portando avanti la terza fase, che finirà nel 29. Quindi ci abbiamo tempo. Però io credo che questi 3 anni ci predispongano, ci abbiano già predisposti, chi più chi meno, a questo scatto di coscienza. Che poi, capite, vale nella vita quotidiana. Cioè, da dove prendo l'energia per vivere la mia vita quotidiana in una maniera che non sia depressione, sfiducia, frustrazione, rabbia? Da dove la prendo? Da dove la prendo? Cioè, io ho l'impressione che i movimenti critici oggi storici siano così fragili perché questa cosa ancora non l'hanno proprio capita. Non l'hanno ancora capita. Credono ancora di poter fare opposizione, capì, come si faceva nel Novecento, come si faceva. Non hanno capito qual è la posta in gioco ormai. La questione è molto più radicale, va alla radice dell'esistenza, alla radice dell'identità. Quindi è una questione spirituale radicale. E su questo lavoreremo, cari ragazzi, nei prossimi 7 anni, a partire da oggi.
Quindi noi oggi a Sacrofano vogliamo fare un passo iniziatico concreto. Noi non facciamo mai rappresentazioni. Perciò vi ho voluto fare vedere anche quella cosa di 11 anni fa. Noi siamo un corpo, noi siamo un organismo, siamo una cosa seria. E come io amo dire, e talvolta quando lo dicevo da giovane ridevano, moridono meno. Questa storia durerà secoli, non decenni, secoli. E si svilupperà per secoli. E quando i nostri amici fra 200-300 anni mi vedranno che sto dicendo questo, sicuramente diranno, vedi, così come noi abbiamo visto quello 11 anni fa, che raccontava una storia che poi abbiamo vissuto. Capite? Le storie reali le costruiamo. La storia è qualcosa che l'umano può costruire, creare. Non la crea mai arbitrariamente. Non è che uno si mette lì e inventa la storia, no. La crea come una donna procrea un bambino, in una sinergia misteriosa con l'universo, col principio delle cose, con la materia, col corpo, tutto insieme. È una creazione comune e la nostra è una creazione comune. Non è l'opera mia, non è un'opera mia, se no non avrebbe alcun senso per me è un'opera comune. Certo, io faccio il mio lavoro dentro quest'opera, ma come avete visto le voci, i volti sono tanti e crescono e poi saranno altri, perché io sono convinto che le nostre intuizioni, quello che ci diciamo, ha un futuro, capite? Sono cose germinanti ancora. Ancora appena cominciate, lo dico, 12 anni e che so? Cioè, il nostro progetto è un progetto di cambiamento antropologico. Noi vogliamo lavorare per una civiltà umana nella quale la guerra venga tabuizzata. Noi stiamo andando verso una tabuizzazione della guerra. Non è che questo farà scomparire la violenza, Io sono cristiano, quindi non credo che il regno sarà mai in questo mondo. Però ci sono dei passaggi. Abbiamo appunto tabuizzato l'incesto, abbiamo cercato di evitare, almeno in certe aree qui dell'Occidente, il lavoro per un bambino di 8 anni. Abbiamo lottato per ridurre l'orario di lavoro e dobbiamo continuare a farlo. Quindi ci sono dei passaggi. Non è il paradiso, ma ci sono dei passaggi. E noi siamo in un momento fatale, fatale del pianeta, della storia del pianeta, in cui dobbiamo capire questo. Dobbiamo capire che l'attitudine bellica è ormai un'attitudine anti-evolutiva, impossibile. Lo so bene che dice, ma come si fa allora? E che vuoi? Dimmelo te! E quindi che? Questi se fossero trovati davanti a Gesù Cristo, no? Che quando diceva il tempo è compiuto, gli avrebbero detto, ma a me non mi pare veramente, c'è tanta violenza in giro. Che non lo sapeva? Non lo sapeva? Che non lo sapeva? Lo sapeva, lo sappiamo. Questa è la condizione terrestre, non l'ho fatta io, è la condizione terrestre, è una condizione paradossale, squilibrata, per certi aspetti paranoica, perché noi combattiamo per qualche cosa che non c'è, non c'è mai stata. La giustizia, dove sta? C'è mai stata la giustizia? Nella natura c'è giustizia, c'è pace nella natura, ci torniamo alla natura, ce l'hai presente la natura? No, resta un momentino dentro la natura, non sono nella foresta amazzonica per qualche giorno da solo. Poi vedi la natura ti si magna vivo, la natura è di una violenza inaudita, no? Gli umani si sono organizzati per difendersi dalla natura, per millenni hanno creato le città, hanno creato le mura per difendersi dalle fiere, si sono nascosti nelle caverne, hanno usato il fuoco, cioè la natura è un problema per l'uomo,
Poi ci piace tanto, specialmente se sei a casa con l'aria condizionata, no, te la vedi al cinema, no? Oh, che bello il deserto, eh? Certo, il deserto è bellissimo, però starci due ore, no, due giorni, due ore, capito? Quindi sono cose, diciamo, diverse. Quindi noi stiamo però andando verso una comprensione che la attitudine bellica non è più sostenibile dal punto di vista della specie, non è più evolutiva, non è più sostenibile. E come sempre accade nelle fasi di passaggio antropologico, si scatena l'inferno. Cioè noi viviamo in una paurosa regressione bellica, no? Beh, voglio dire, lascio a voi l'esemplificazione, ma voglio dire, noi siamo dentro una specie di discorso in cui si parla solo di guerra. La guerra è la soluzione. E continuano a ripetere, sì, se vuoi la pace prepara la guerra. E si può sbagliare. Quante volte l'hanno detto in televisione? Quante volte hanno detto questa cosa in televisione? E io lì a dire, sorrido e mi abbandono. Non sono io. Questa parte di me che vorrebbe prendere un bazooka, dice, allora vi piacciono le armi? Ok, allora me ne prendo una anch'io. Perché, no, vi piacciono tanto le armi? Allora, se fosse come dite voi, bisognerebbe ammazzarvi. Cioè, se fosse la vita come la dite voi, cioè che poi alla fine è la guerra, cioè è la forza delle armi che decide le cose, se fosse così, bisognerebbe armarsi. Ma non è così, per fortuna. Non è così. Se vuoi la pace, prepara te stesso. Oggi noi dovremmo capire che questo è evidente, noi nei nostri gruppi lo capiamo, no? Cioè, se vuoi attenuare la reattività bellica che ci abbiamo tutti, che non è solo quella delle guerre militari, ma è delle guerre familiari, condominiali, amicali, la guerra continua, devi lavorare su di te. Allora, perché questo non dovrebbe valere anche a livelli più grandi? Perché non incominciamo l'abbiamo già fatto, cioè ci sono già traiettorie di pensiero e anche di pratiche non violente nella storia. Non è che c'è tutto futuro, c'è anche un passato che va recuperato, capito, andrebbe. Ok, quindi, in tal senso, il nostro è un movimento che fin dall'inizio si dà molto tempo davanti, perché darsi pace è un movimento secolare, millenario, se lo vogliamo fare partire dalla sua fonte evangelica. Cioè, il principio radicale della non violenza è quella che il Cristo ha predicato, testimoniato e ha detto con chiarezza che quello è il futuro dell'umanità, quello è il futuro dell'umanità, quelli erediteranno la terra. Allora perché questi cialtroni che dicono pure di essere cristiani, una volta in vita loro non prendono sul serio quello che dicono di credere? Lo so che non è facile, ma prendiamo, è vero quello che dice quello lì? Se è vero, dobbiamo porci delle domande serie, che devono diventare politiche. Da qui a ritornare ad una apologia della guerra come unico strumento alla fine per risolvere un problema tra le nazioni, mi sembra che ci passi un po'. Mi sembra di essere tornata all'Ottocento a me. Quando sento certi programmi televisivi, è che noi ormai siamo completamente privi di memoria. Ma quello che viene detto oggi sarebbe stato inconcepibile negli anni 70, anche come comunicazione di massa. C'era molta più sensibilità contro la guerra, no? C'era molta più sensibilità. Oggi tranquilli, tranquilli. Vabbè, allora, detto questo, cari ragazzi, il lavoro è tanto, ma come voi sapete, il lavoro ripaga subito. Quindi non è che noi dobbiamo aspettare i millenni, se no non ce la potremmo fare. La bellezza del lavoro spirituale è che, come noi diciamo, darsi pace ora. Questo è possibile.
e questo noi facciamo. Quindi noi adesso ci lasceremo, andando verso la notte, con una breve meditazione del tipo metta, secondo la tradizione buddista, che ora è una cosa molto semplice, ma molto importante. La meditazione metta è una meditazione frequentissima in tutte le tradizioni buddiste, che potremmo dire della compassione. Della compassione. Perché ciò che ci unifica, no? Noi abbiamo iniziato parlando nella pratica meditativa della rinuncia come un metodo di unificazione. Ma questa unificazione avviene in uno spirito, nell'esperienza di uno spirito, che ha dei caratteri. Che caratteri ha? Cioè, se io rinuncio, mi disidentifico e mi lascio assorbire da questo spirito non condizionato, questo spirito non condizionato, che caratteri ha? Che qualità ha? È uno spirito di pace, è uno spirito di benevolenza, sorride, accoglie. Quindi questo spirito di benevolenza ci unifica, ci purifica, ed è in questo spirito che noi ci indirizzeremo verso la notte. Lentamente ci rilassiamo nel nostro corpo. E prestiamo attenzione all'andamento naturale del respiro. Morbidamente. Gentilmente. Dolcemente. E in questa morbidezza interiore, la morbidezza è un effetto della fluidità. La fluidità deriva dal non trattenere, dal lasciare scorrere. Vi prego di sentire come tutto il nostro essere, percepisca questa morbidezza fluida. E come ne goda. Dolcemente
ci diciamo dentro di noi con tutto il nostro essere disponibile, con tutto il nostro cuore umile e semplice, possa io sentirmi al sicuro qui adesso. Ognuno lo ripeta dentro di sé, realizzandolo. Possa io sentirmi al sicuro qui adesso. Ripetiamolo almeno 3 volte dentro di noi con tutto il nostro essere disponibile. Possa io sentirmi al sicuro qui ora. Possa io essere felice nella mente e nel corpo, adesso. Possa io essere felice nel corpo e nella mente, adesso. Lasciamo che il nostro cuore si espanda, il cuore profondo in realtà non ha confini. Possiamo noi tutti qui sentirci al sicuro adesso. Possiamo noi tutti sentirci al sicuro adesso. Vi prego di credere fermamente che le parole dette con fede sono operative. È la unione tra la parola e la fede che porta a realizzare la parola stessa. Possiamo noi tutti sentirci al sicuro qui in questo momento. Possano tutte le creature del mondo essere al sicuro adesso. Vi prego di imparare a irradiare. Per irradiare bisogna trasmettere. Per trasmettere non bisogna trattenere. Possano tutte le creature del mondo in questo momento sentire gioia e felicità.
in tutte le sfere del mondo. Ripetiamolo con convinzione dentro di noi. Entriamo nell'onda della comunione dei beni che è l'universo. Tutto ciò che trasmettiamo riceviamo. Tutto ciò che riceviamo trasmettiamo. E questo ci dà il senso la posizione giusta. La benevolenza è lo spirito che ci unisce. Grande pace. Bene, buonanotte. Speriamo che i sogni possano pettinare la nostra anima e mettere ordine lì dove noi non sappiamo fare. Grazie, a domani. Buonanotte.